Coinbase è un exchange, ma se non sai cos'è un exchange, prima di farti vedere come si ci scrive e come usarlo, faccio una piccola premessa, in quanto questo è il secondo video di una serie dedicata alle criptovalute con l'obiettivo di insegnarti a usarle in completa autonomia. Intanto benvenuto o bentornato nel mio canale. Nello scorso video ho cercato in modo semplice di spiegare cosa sono le criptovalute e come funziona questo mondo. Ora, per intraprendere il viaggio, il primo passo è quello appunto di iscriversi a un exchange, che letteralmente in italiano vuol dire cambio. Fondamentalmente sono delle piattaforme dove si possono effettuare degli scambi tra monete, fiat e criptovalute. In alcuni si può trovare delle monete, in altri no. Per questo sarà necessario iscriversi a più exchange. Nello specifico di Coinbase, adesso una volta che sarai registrato e autenticato, sarai in grado, tra virgolette, di comprare dei pezzi di Bitcoin o di Ethereum, tra virgolette, in quanto un exchange non ti vende niente. La sua funzione principale è quella di far interagire persone che vogliono effettuare degli scambi. Nel tuo caso, che non hai ancora nessun tipo di criptovaluta, probabilmente vorrai usare gli euro e quindi ti metterai in contatto tramite il software, non è che ti metti a discutere con questa persona qua. Comunque ti mette in contatto con una persona che è disposta a cambiare i suoi, per esempio, i suoi Bitcoin con i tuoi euro, e l'exchange prende una piccola commissione per effettuare questa transazione. Ho scelto Coinbase come primo da farti usare per tre motivi. Il primo è perché è appunto uno di quelli che accetta più volentieri le monete fiat, che sarebbero appunto l'euro, il dollaro e altre valute estere. Secondo motivo, perché una volta che saremo dentro c'è una sezione dove, rispondendo a dei quiz, Coinbase ti regalerà delle criptovalute. Io nel tempo, per adesso, sono arrivato ad aver ricevuto sui 60 euro, che mi dirai, meglio che niente. Il terzo motivo è che se ti iscrivi col mio link di invito, una volta che avrai scambiato una cifra tipo 90 euro, riceverai 8 euro di Bitcoin in regalo. Quindi adesso possiamo cominciare. Vai sotto in descrizione se vuoi e trovi il mio link, ci clicchi sopra e adesso apparirà questo. Appunto, dice: hai ricevuto un invito a provare Coinbase, riceverai 8 euro di Bitcoin gratuiti quando acquisterai o vendi almeno 88 euro di criptovalute. Ok, aspetta un attimo prima di cominciare, perché mi sono accorto di una cosa: visto che comunque in exchange è come fare aprire un conto in banca, più o meno è personale. Io l'avevo già fatto e non potevo più rifarlo, quindi ho dovuto fare una registrazione a parte, l'ho dovuto aprire un conto, diciamo, alla mia compagna. E alla fine mi sono accorto di una cosa verso la fine, un passaggio più avanzato, che il requisito essenziale che devi avere è avere una webcam. Comunque, se te stai usando il telefono, ok, va benissimo, ma se usi il computer, come io consiglio sempre di usare, specialmente per fare queste cose qua, a parte dei casi eccezionali dove useremo il telefono, potrebbe comunque convenire fare solo l'iscrizione tramite il telefono e poi cancellarla e passare al computer. Quindi ripeto, se hai la webcam possiamo continuare col computer. In ogni caso, prima di fare azione ti consiglio di guardare prima il video e poi tornare indietro, specialmente se è la prima volta che ti iscrivi a un exchange. In ogni caso, nei prossimi exchange che ti farò iscrivere non ti farò più vedere la registrazione, perché bene o male, con piccole variabili, usano tutti lo stesso sistema. E per facilitarti, dividerò il video in sezioni. Se andrai in descrizione, vedrai appunto dei titoli e potrai saltare da un punto all'altro del video. Ci sarà l'introduzione, la registrazione, poi ti farò vedere come si usa Coinbase normale, come guadagnare delle criptovalute rispondendo ai quiz, e poi un passaggio finale che si passa a Coinbase Pro, che però ci arriviamo andando avanti. Ma devi per forza comunque iscriverti a Coinbase. Quindi adesso torniamo nel computer e vediamo. Metti nome, cognome, la tua migliore mail e mi raccomando che i dati siano quelli veri. Metti pure in pausa il video se non riesci a starmi dietro, specialmente per scegliere la password, che non deve essere la solita che usi e deve essere anche abbastanza complessa. Si può cambiare anche in un secondo momento, ma già che ci sei, parti col piede giusto. La password deve avere almeno 8 caratteri, una lettera maiuscola e un carattere speciale. In fondo a destra, se fai caso, c'è quel pallino che si sta componendo e diventa verde quando per loro va bene ed è sicura. Seleziona la casella dove dichiari di avere almeno 18 anni, poi su Crea conto, poi clicca su Avanti, scorri tutto verso in fondo, se vuoi leggi e poi accetta. Clicca su No se non vuoi ricevere delle mail di troppo,
Ok, ora ti hanno mandato una mail, devi entrare nella tua mail, ti apparirà questo e clicca su verifica indirizzo email. Ora devi inserire il tuo numero di cellulare perché ti invieranno un codice da inserire. Invia codice, ok, metti il numero che ti è arrivato sul cellulare e fai invia. Seleziona la tua cittadinanza, di nuovo invia. Ora completa i tuoi dati, stai solo attento dove c'è scritto stato, se te l'ha tradotto, la casella dopo città, devi mettere la provincia. Ok, una volta messi i dati puoi rispondere alle domande di Combase, che non è così importante se metti delle cose strane, comunque non so, giusto alla prima, no, metti acquisti online, pagamenti ad amici, quello che vuoi, le altre due, se hai una risposta giusta mettila pure. Una volta che hai completato, continua diventa blu scuro e ci puoi cliccare sopra. Adesso rispondi a queste altre due domande. Io ho messo meno di 1000, te metti quello che vuoi, tanto è una questione burocratica, l'anno prossimo potrei avere 1 milione di euro e cambia tutto, quindi cioè metti quello che vuoi che non cambia niente. Clicca su invia. Se hai la carta d'identità elettronica usa quella, se no usa la patente, se hai anche quella lì fatta con la tesserina che è meglio. Ok, adesso non è qua che serve la webcam. Qua si può fare in vari modi. Io adesso ho provato a fare fotocamera cellulare, che schiacciando quel bottone lì praticamente mi mandano un codice sul telefono e posso attivare il telefono per poter fare la foto ai documenti. Ok, è un bel sistema, ma ha una pecca nel passaggio successivo. Quindi io ti consiglio di usare caricamento file. Te mi dirai, il tuo file non ce l'ho ancora sul computer. In teoria ci servirebbe uno scanner, ma in pratica, molto semplicemente, fai due belle foto col telefonino e per passarle al computer semplicemente scrivi una mail a te stesso e caricale come allegato. Dal computer apri la mail, scarichi i file ed ecco che ce l'hai sia sul computer che sul telefonino. Anche per le prossime volte, senza dover rifare ogni volta le foto, quindi si sceglierà sempre carica file. Io personalmente nella mia casella di posta ho creato una cartella che si chiama documenti, dove appunto ho caricato i miei principali documenti. Nel mio caso li ho scannerizzati, comunque era solo per dire che può venire comodo anche nella vita reale, perché metti che sei a fare un viaggio, ti rubano il portafoglio e anche il telefonino, te da un computer qualsiasi riesci a accedere alla tua mail e avere una copia dei tuoi documenti, fidati che viene sempre comodo. Qualsiasi metodo scegli, comunque adesso carica i file, fronte e retro. Se accetta il documento e le foto sono ben fatte, ti apparirà i tuoi documenti sono stati verificati correttamente. Clicca su Configura carta bancaria. Se vuoi puoi chiuderlo, ma tanto dobbiamo poi farlo. Clicca su X per farti vedere. In alto ci dice configurazione conto completa per 2/3. Aggiungi metodo di pagamento. Siamo costretti a farlo. Ci sono tre opzioni, la prima è PayPal, ma ci dice solo per prelievi e quindi terremo molto in considerazione Coinbase qualora volessimo scambiare le nostre cripto in euro e portarle sul conto PayPal. Poi c'è il conto corrente che sotto certi punti di vista è il metodo migliore per pagare meno commissioni se uno decide di mettere più soldi, ma questo te lo farò fare nella versione Pro del programma. Quindi ora scegli carta di credito debito. È preferibile usare una carta intestata a proprio nome. Puoi provare a usare anche la PostePay, Coinbase dovrebbe prenderlo. Comunque in futuro vedrai che in certi siti non ti accetteranno certe carte e basterebbe in teoria andare a rompere le scatole alla banca perché comunque loro non sono molto favorevoli alle criptovalute. Infatti io ti consiglio comunque di farti subito una N26, che è una carta conto, tra l'altro gratuito, dove appunto abbiamo anche un IBAN e possiamo usarla come se fosse un conto corrente. Per adesso prova con quella che hai e andiamo avanti, inserisci i tuoi dati e se te la prende. Ok, la tua carta è stata collegata. Puoi cominciare ad acquistare criptovaluta, anche se però guardi in basso c'è scritto che è in corso la verifica dei tuoi documenti d'identità. Finché non sarai verificato sarai limitato nel fare determinate cose. Infatti io ho provato subito su vuoi guadagnare più criptovaluta. O qua a sinistra prendi e guadagna, che è la stessa cosa, cliccandoci e cercando di andare a fare il primo quiz, mi è apparso segna la lista d'attesa. Per iniziare a guadagnare, prima puoi verificare la tua foto e la tua identità su Coinbase. Purtroppo non ho più la registrazione, ma fondamentalmente ti chiederà di scattarti una foto, cioè più che foto ti chiederà di metterti davanti alla webcam, per farti scattare una foto. È una procedura questa che in quasi tutte le exchange
ti fanno fare o ti permettono di andare nel cellulare per poterlo fare. Alcuni ti mandano un codice da scrivere su un fogliettino per potersi fare una foto vicino a questo e poi mandargliela. Io ho cercato di farti vedere tutti i passaggi, comunque il bello o il brutto di internet dipende dai punti di vista, che continua evoluzione e i siti spesso cambiano, quindi magari potresti riscontrare delle differenze, vedi comunque di andare avanti. Se hai dei dubbi scrivimelo nei commenti. Se ci sei riuscito e sei stato autenticato, ok, voltiamo pagina e ci vediamo dentro per andare avanti. Ok, eccoci, sono tornato dal vivo. Adesso qua io sono stato verificato. Qua in fondo non mi appare più verifica del conto. Se te sei ancora lì che comunque vuoi provare a comprarle, in teoria te le fa comprare ancora prima di essere verificato. Qua dice aggiungi fondi al tuo conto, in realtà non aggiungiamo niente perché adesso abbiamo messo la carta, lo facciamo solo nel momento in cui prendiamo dei bitcoin e degli ethereum. Qua vedi ci dice ancora guadagna 10 dollari, acquista almeno 100 dollari. È la stessa cosa che c'è qua in cima. Comunque un attimo, prima di andare avanti, guardiamo un attimo il sito. Andiamo qui in alto dove in teoria potremmo mettere la nostra foto. Ci clicchiamo sopra. Qua va report, aiuto, aspetto, se vogliamo mettere l'opzione scura. Se no andiamo subito in impostazioni. Controllate che i dati siano giusti. Se vuoi carica la foto. Preferenze. Qua valuta locale. Euro e dollaro, metti un po'. Adesso vabbè, iniziamo con in questo qua, mettiamo l'euro così non ci confondiamo. Poi metti lo fuso orario di Roma. Qua nelle notifiche lascia pure attivato solo questo. Invio, ricevo criptovaluta. Tu ogni volta che farai qualche transazione ti arriverà una mail con il resoconto. Poi sicurezza. Qua vedi se vuoi puoi cambiare la password, gestire il tuo numero di telefono che abbiamo già messo. E andando qui, adesso io l'ho già fatto, tu avrai come preimpostazione messaggio di testo. Praticamente ogni volta che accedi a Coinbase ti mandano un messaggino sul telefono con un codice e te devi inserire quel codice. Qua c'è la chiave di sicurezza, ma questa è una cosa, un hardware che bisogna comprare, ma è una cosa a parte. Te fondamentalmente adesso avrai app di autenticazione e ci sarà questa selezione al posto di gestisci, perché io l'ho già fatto. Adesso direi che per il momento lasciamo perdere, è importante farlo, ma voglio fare un video a parte dedicato all'app di autenticazione che è Google Authenticator, quindi per il momento lasciamo perdere. Comunque te ogni volta che accederai a Coinbase dovrai mettere la mail, la password e poi ti invieranno il messaggio. Quando faremo questo qua dovrai aprire questa applicazione dove ci saranno dei codici che cambiano ogni minuto, e anche solo che cambi il tuo browser da Chrome vai su Firefox o qualcos'altro, ti chiederà anche ti manderà anche un codice via mail di conferma per accettare quel browser. Cosa che accade ovviamente se cambi con proprio computer. Loro si accorgono del tuo indirizzo IP, e anche solo per dire il browser che cambia. Comunque andiamo su, attività, vediamo un po'. Attività, diciamo che per il momento lasciamo perdere. Protezione. Ah ok, questo qua magari se vuoi lo possiamo mettere. Invii istantanei. Questo consente agli altri utenti di vedere che usi Coinbase e di inviarti criptovaluta istantanea. Attivando questa cosa qui, praticamente un tuo amico vede che sei su Coinbase e se vuole ti può spedire delle criptovalute e viceversa. Qua richiesta dati, richiesta, ma qua cose più avanzate che non ci interessano. Metodi di pagamento, qua puoi cambiare, aggiungere i tuoi metodi di pagamento. L'API è un'altra cosa che è un po' avanzata. Limiti del conto, vediamo che i limiti, io sono stato autenticato, ti dice i limiti che hai. Elenco consenti, questa è un'altra cosa che io qua non l'ho mai fatto, in altri sì, poi l'ho tolto perché comunque a parte che se lo mettiamo ci dice che ci vanno 48 ore per attivare la funzione. Praticamente puoi mettere solo degli indirizzi specifici dove il programma può mandare delle criptovalute. Per il momento diciamo che lasciamo perdere. Qua indirizzi criptovaluta, qua appare nell'elenco delle criptovalute, puoi aggiungere gli indirizzi, ma adesso poi vediamo dopo. Questi qua comunque per dire, questo qua è un indirizzo pubblico, questo qua anche se lo vedi al massimo mi puoi mandare dei bitcoin se vuoi.
Comunque torniamo indietro che proseguiamo. Quello solo per farti vedere che tipo questo qua, quando clicco su acquisto criptovaluta, esce questa cosa qui. Che ti volevo solo far vedere che appunto se io vado qua su effetto transazioni, qua a sinistra ci appaiono tutte le criptovalute e vedete qua c'è già quella paginetta di prima. Adesso poi la vediamo dopo. Qua a sinistra effetto a pagamento, che è un po' fuorviante come nome. Infatti è la stessa cosa, vedete che qua c'è scritto sia invia e ricevi. Se guardiamo in alto a destra, dove c'è le preferenze nostre, invia ricevi è la stessa cosa di effetto a pagamento, solo che se io sono in un'altra schermata e scrivo invia ricevi mi appare un pop-up, diciamo una schermata uguale a quella ma un po' più piccola. E comunque è la stessa cosa, cioè effetto a pagamento sì, non ci azzecca niente come nome, è più invia e ricevi. Questa opzione qua ci serve appunto per farci mandare qua delle criptovalute, no, e spostarle al di fuori del nostro exchange. Adesso qua vabbè, mi dice non disponibile bitcoin da inviare, vabbè qua non ho niente da inviare, se te ce l'avessi potresti inviarli. E si può decidere appunto qua, in questo caso qua, di mettere un numero di cellulare, un'email, e questi qua sono gli unici due casi che ti dico che potrebbero servirti se te vuoi inviare delle criptovalute a una persona che conosci che ha Coinbase. Se no in tutti gli altri casi, cioè vedrai più avanti, si usa l'indirizzo. L'indirizzo è quello che abbiamo intravisto prima. Aspetta, per fartelo vedere facciamo che andiamo su ricevi, così vedrai l'indirizzo, che è questa stringa di numeri qua con 32k, che è molto simile a un IBAN se vogliamo, con la differenza che ne abbiamo tanti IBAN, perché adesso noi qua Coinbase è praticamente come se avessimo un conto in banca, ma su ogni moneta abbiamo questo, chiamiamolo IBAN o indirizzo, noi interessa indirizzo, diverse per ogni tipo di moneta. Io adesso qua ricevo, quando volessi ricevere appunto dei bitcoin, o faccio vedere il QR code a un mio amico col cellulare, cose così, o se semplicemente io voglio ricevere dei bitcoin sul mio conto, i miei che ho da un'altra parte, devo mandare questo indirizzo qua, dei bitcoin, perché se io per dire vado, cambio moneta, Ethereum, vedrai che è completamente diverso l'indirizzo. Questa è una cosa che appunto devi iniziare a capire bene, che quando vuoi ricevere degli Ethereum devi proprio andare su Ethereum e copiare l'indirizzo per cui ricevere quella moneta. 90 su 100 le monete le sposti tra i tuoi vari conti, mettiamola così. Facciamo finta per esempio che questo è un altro exchange, non è Coinbase, vado qui e vado appunto negli Ethereum, voglio degli Ethereum e io copio questo indirizzo, o lo seleziono normalmente o trascinando, o semplicemente se c'è 9600 c'è qua a destra, vedete questi due quadratini, se ci clicco sopra appare, ho copiato praticamente l'indirizzo. Quindi torniamo all'inizio che diceva, che parlavamo dell'invia. Adesso qua se io voglio inviare, cioè bitcoin, io voglio inviare degli Ethereum, quindi devo stare attento perché ho preso l'indirizzo di Ethereum, quindi devo andare qui e cercare Ethereum, è qua ETH Ethereum, ok. Adesso qua metto l'indirizzo, faccio incolla e metto quell'indirizzo là. Adesso vabbè è lo stesso wallet quindi non c'entra niente, comunque qua nota è facoltativa, se vuoi puoi scrivere invio di Ethereum o quello che vuoi che ti ricorda qualche cosa. Comunque te lo faccio capire meglio più avanti, anche perché questa sezione qua io non la utilizzo quasi, vedrai più avanti. Adesso continuo un attimo con l'illustrazione generale del sito. Qua a sinistra per te, vabbè, ti dice delle informazioni, apprendi e guadagna, qua adesso lo guardiamo dopo, le notifiche, e qua vedi invita amici 8,8 euro, che adesso fanno confusione tra dollaro e... È la stessa cosa che ti ho mandato a te come codice di invito, lo potrai fare anche tu. Te praticamente o scrivi una mail del tuo amico, copi il link e glielo mandi, se lui si iscrive tramite questo link, una volta che appunto scambierà 88 euro, riceverete entrambi 8,84 euro in bitcoin. Sono quelli che appunto riceverai se proseguiamo qua, e direi che siamo pronti a farlo. Apprendi e guadagna, lo facciamo dopo. Quindi o da qui acquista criptovaluta, acquista vendi, e dove era prima, insomma basta che esce poi quella finestrella là, dove appunto vedi qua c'è acquista, poi c'è vendi, che vendi questo qua, beh, lo userai magari più avanti,
quando te appunto avrai delle criptovalute e decidi di tornare in euro, vedi qua già impostato Bitcoin, se qua puoi impostare la moneta che hai, qua se ce l'hai ti direbbe anche l'importo e puoi tornare in euro e puoi decidere cosa fare. Converti ti fa convertire praticamente le varie monete. Se io ho già un Bitcoin posso convertirla con una delle altre monete. Adesso teniamo solo in considerazione sto acquista, perché le altre opzioni, ma questa qua forse conviene farla qua. Comunque più avanti vedremo, c'è una versione pro di questo programma che è lo stesso, cioè non devi fare più niente, basta che vai sul sito e con le stesse credenziali ci entri, niente, non dobbiamo fare niente di complicato. Qua c'è l'acquisto una tantum, che di cui te ne avevo parlato in un video scorso, che è una tattica che potrebbe convenire se appunto se uno non sta dietro ai grafici, ai momenti e se è troppo emotivo, ma ci sarebbero anche altri siti se uno vuole fare questa cosa qui, magari ne riparliamo in un altro video. Qua adesso ci sono delle cifre preimpostate, se no possiamo andare su personalizzato. Qua ti dice che puoi acquistare fino a 1000 euro. Adesso ho fatto due calcoli, se te vuoi ricevere il regalo di 8 euro io ti farei comprare 47 euro di Bitcoin e poi dopo 47 euro di Ethereum, che sono le due monete principali che dovremmo tutti avere nel nostro portafoglio. Comunque adesso, prima di andare avanti, devo per forza fare un disclaimer e dirti che appunto io non sono un consulente finanziario e non posso dare consigli. Ti faccio solo vedere qual è stata la mia esperienza e quindi metti solo quello che sei disposto a perdere, perché la moneta potrebbe scendere, potrebbero hackerare il sito, e quindi ti faccio vedere solo quello che ho fatto io. Adesso andiamo avanti. Qua puoi tranquillamente cliccare su anteprima acquisto, perché non succede niente, è solo un'anteprima. Adesso ti fa vedere il prezzo attuale del Bitcoin, che è 42.000 euro. Se hai fatto caso, qua cambia di continuo. Io praticamente voglio mettere 47 euro, però come vedi ci sono 1,99 euro di commissione per la transazione usando la carta. Anche per questo, andando avanti, conviene collegare un conto e usare poi la versione pro. E se vuoi ricevere appunto gli 8 euro in regalo, qua come vedi acquisteresti solo 45 euro invece di 47, perché c'è la commissione. Quindi 45 più 45 sono 90, loro ne vogliono appunto 88 dollari per ricevere il tuo premio, e quindi direi che bastano. Se poi vuoi fare di più, fai come vuoi. Quindi se vuoi procedere, fai su acquista qua con questa carta. Adesso OTP via SMS e mi hanno mandato un messaggio sul cellulare se voglio proseguire, ma adesso io non voglio comprarlo perché ne ho già. Poi dopo andremo nel mio portafoglio e ti faccio vedere. Torno un attimo indietro. Qua in teoria, se hai comprato i Bitcoin, saldo del portafoglio, dovresti avere appunto 45 euro. Questo è comunque il saldo totale. Se poi andiamo avanti con gli Ethereum ne arriverai appunto 90, e poi scorrendo verso il basso ti apparirebbero tutte le monete che hai. Comunque torniamo su. Qua vabbè, cioè a me esce ancora acquista Bitcoin, o se no vai qua su acquista vendi, o comunque se te avrai te o qualcos'altro, comunque è indifferente, esce sempre la stessa cosa. Quindi clicchiamo sopra. Qua adesso vedi c'è Bitcoin come la schermata di prima, siamo su acquista. Basta che clicco qua in questa barra qua, mi apparirà la lista di tutte le altre criptovalute. Andiamo su Ethereum, si dovrebbe dire ETH, la sigla di cui ho parlato anche nell'altro video. Ci clicchiamo sopra e boh, facciamo di nuovo acquista Ethereum. Ah, ok, scusa, non ho messo i 47 euro. Anteprima acquisto, boh, come prima, 1,99 euro di commissioni e ce ne dà 45. L'Ethereum ha un valore di 3.495, vedi che continua a cambiare perché è un continuo scambio di monete, il prezzo varia. Quindi adesso se vuoi fai acquista e poi, tornando indietro, nel tuo saldo del portafoglio dovresti avere 90 euro. Adesso non so se è immediato con cosa ti daranno 8 euro in più di regalo. Qua volendo, adesso io sto registrando il video sotto Natale, volendo si può fare anche in via un regalo, si possono regalare delle criptovalute.
Adesso è arrivato il momento di apprendere e guadagnare. Coinbase è uno dei pochi siti che, appunto, rispondendo a semplici quiz con lo scopo appunto di insegnarci nuove monete, ci regala delle piccole cifre in monete. In questo momento ci dice che possiamo guadagnare 16 dollari, perché magari certe opzioni nel tempo cambiano e bisogna comunque ogni tanto guardarci. Io fino adesso ne ho guadagnati tipo 56 dollari. Comunque qua è prendi e guadagna, prima la schermata era diversa, ma basta andare anche qua a sinistra, dove c'è sempre prendi e guadagna. Ci clicchiamo sopra, qua, va bene, questo ci ricorda un acquisto ricorrente, che se impostiamo un acquisto ricorrente di 50 dollari, ottieni 10 dollari dopo che il quarto e l'ottavo acquisto ricorrente sono stati completati. Questo saltiamo un attimo. Qua tipo Fetch.ai, è una criptovaluta anche questa, dice che ci possiamo guadagnare 3 dollari, sono 3 quiz, andando in giù sono gli altri 3 dollari per AMP, un'altra cripto di cui vi parlerò perché è collegata a un browser che ti farò scaricare in seguito. Stellar, qua addirittura 10 dollari ci fa guadagnare e per il momento è basta. Però appunto ti dico, ogni tanto devi darci un'occhiata quando entri su Coinbase, appunto su Apprendi e Guadagna. Perché magari ne escono di nuove o ti sbloccano perché magari qualcuna potrebbe essere bloccata. Adesso proviamo comunque ad andare avanti. Andiamo sul primo, guadagna un dollaro e dice ci metti un minuto. Guadagna, clicchiamo. Qua è in inglese, quindi cioè, o ti metti lì a tradurlo, se no vai avanti che fidati che va bene. Comunque vedi adesso lui scorre qua in alto, vedi queste barre, praticamente ti sta spiegando come funziona questa criptovaluta. Se te vuoi puoi andare a cliccare subito qui, fai il quiz, ti fa una domanda e te devi dire una di queste risposte qua. Qua ti dico subito che anche se le sbagli tutte va bene lo stesso, perché alla fine ti dà la risposta giusta. Quindi clicchi sulla prima, risposta non corretto, riprova. Allora andiamo sulla seconda, social token, risposta non corretta. Ok, proviamo con la terza. Ok, a sto punto me l'ha detta, hai appena guadagnato un dollaro. E praticamente, se te farai caso alla tua casella di posta, ti arriverà una mail con scritto che hai appena guadagnato un dollaro. Quindi andiamo alla prossima lezione. Qua, se vuoi, fai scorrere lì la spiegazione, se no vai subito a fare il quiz. Anche qui andiamo avanti, la prima non è. La seconda, boh, l'abbiamo azzeccata e abbiamo guadagnato un altro dollaro. Prossima lezione. Qua, qui, solita cosa, fai il quiz. Andiamo con la prima. Oh, l'abbiamo azzeccata al primo colpo e abbiamo guadagnato 3 dollari. Vedrai che ti arrivano 3 mail adesso. Poi qua ci dice guadagna altri premi. Finché ci fa andare avanti, noi andiamo avanti. Vedi, questa qua è una schermata che poi ci rimarrà sempre. Tipo queste tre quiz che abbiamo appena fatto. Importo guadagnato, un dollaro qui, un dollaro qui, un dollaro qui, ci rimarrà sempre, man mano che le nuove ti verranno sotto. Quindi adesso andiamo su AMP, guadagna 3 dollari, guadagna un AMP, fai il quiz, tac, la prima non è, vai sulla seconda, la terza non è, abbiamo azzeccata. Ok, prossima lezione, fai il quiz. Poi vabbè, ovviamente se vuoi comunque loro lo scopo è di insegnarti, loro ti spiegano lo scopo di questa criptovaluta, quindi magari se vuoi, specialmente se sai l'inglese, un'occhiatina dagliela. Primo non è, secondo non è, ok, il secondo l'abbiamo azzeccato, quindi boh, un altro dollaro. Prossima lezione, fai il quiz, tac, la seconda vediamo non è, la terza non è. AMP, sì, vabbè, questa era scontata. Comunque, boh, guadagna, andiamo su guadagna altri premi. Come vedi qua, questi rimangono, ci sono ancora quelli di prima, rimangono questi. Hai guadagnato, boh, alla fine 6 dollari abbiamo guadagnato. E ogni volta ti arriva una mail. E poi qua si può andare avanti, la solita solfa. Finché ti fa andare avanti, vai. E ti dico ogni tanto controlla perché appunto ce ne sono ogni tanto ce ne sono di nuove o qualcuna magari potrebbe essere bloccata e ti mettono in una lista d'attesa e quant'altro. Adesso noi se tipo andiamo comunque su risorse, che è la parte principale che guardiamo, vedi,
Il nostro saldo adesso è di 5,30 euro, vabbè, cioè qua perché l'abbiamo impostato in euro, se poi vuoi metterlo in dollari. E qua ce l'ha messi qua sotto. FeChai e AMP. Te se in teoria hai già preso Ethereum e Bitcoin, dovresti appunto avere tipo 95 euro e avere qua sotto appunto Bitcoin ed Ethereum. Qua adesso se vai, se clicchi sopra una tua moneta, che potrebbe essere appunto l'Ethereum, il Bitcoin, se ti interessano magari di più quelle, comunque clicchiamo sopra moneta, qua ti fa vedere il grafico dell'andamento del prezzo di AMP, vari dati, guarda un po' qua, di fianco, se vuoi ti mette già come impostazione acquista, se vuoi ne puoi acquistare ancora, qua c'è vendi, se vuoi appunto puoi vendere le tue AMP e tornare in euro. Qua c'è converti da AMP, vedi che possiamo, qua non vi ho fatto vedere il tastino prima, se vuoi puoi scambiare la moneta qua da FeChai e andare da AMP, comunque adesso è tutto collegato, sempre se guardi fai caso puoi fare gli scambi. Comunque vediamo adesso cosa ce la può far scambiare, ci permette di scambiarla con queste altre criptovalute qua. Proviamo odds, mettiamo 2 euro, anteprima conversione. Ti dice paga con AMP, tasso di cambio un AMP, ti dice qual è il più valore della moneta, tariffa con base 0, in questo caso per fare questa conversione non ci prende niente. Vabbè, proviamo pure a convertirlo, dai. Converti ora. Ok, 2 euro convertiti, visualizza la transazione. Qua ci fa vedere che ho ancora 65 centesimi di euro. Conversione completata, vedi qua, in ogni moneta che andrai ci sarà sempre il resoconto di quello che hai fatto, specialmente se ci clicchi sopra apparirà che hai appunto convertito 46 AMP a questo prezzo qua. È importante comunque tenere conto del prezzo nel momento in cui l'abbiamo scambiato. Anche qui faremo poi più avanti un video a parte proprio per tenere traccia di tutte le nostre criptovalute, specialmente quando useremo molti più exchange, ce l'avremo sparse in giro, useremo delle applicazioni che ci terranno conto di tutte le nostre cripto in un unico posto, senza averle lì, ci terrà solo traccia, e se ci ricordiamo i prezzi giusti ci fa anche vedere se siamo in guadagno o in perdita. Adesso chiudiamo un attimo, torniamo indietro, si clicca sempre sul logo di Coinbase per tornare indietro. Qua adesso vedete ci dice che abbiamo guadagnato 6 dollari, qua volendo ce n'erano ancora altri 10 da prendere. Qua vedi che è apparso sto odds RZIs, che è quella che abbiamo scambiato adesso. Qua 0 euro, infatti proviamo magari con FeChai, questo è l'andamento, vedi che è un po' sceso. Qua che prima abbiamo provato converti, proviamo con vendi, ho 2,67 euro. Non mi fa mettere il massimo, non so se c'è qualche sistema in altri, cioè comunque vediamo, mettiamo i soliti 2 euro, anteprima vendi. Ah, vedi, in questo caso qua per tornare in euro ci prende una commissione di 0,99, quindi non conviene farlo con cifre basse. Comunque adesso vaffanculo, proviamo lo stesso, vendi ora, giusto per farti vedere che si può tornare tranquillamente ai nostri euro. Visualizza transazione, risorsa venduta fetch, se vuoi ci entri dentro, guardi, andiamo su risorse e come vedi adesso qua abbiamo anche un euro. Poi con questo euro possiamo appunto prelevarli, adesso forse ci dovrà fare, non abbiamo collegato PayPal, vediamo cosa ci dice. Ok, ho cambiato Coinbase, sono entrato nel mio conto perché ho provato a collegare PayPal, ma non si può collegare un conto diverso, deve essere per forza a tuo nome, quindi sono entrato comunque nel mio Coinbase, che avrei comunque fatto dopo che ho collegato il mio PayPal normale. Adesso io qua ho 5,70 euro, mettiamo un euro, continua, uso qua, scelgo PayPal, come si dice, continua, ok, fondi, commissione di prelievo 0, effetto a prelievo, la tua richiesta di prelievo fondi è stata inviata,
fine. Ok, entro un attimo nel mio PayPal, che in teoria adesso qua è zero, vediamo quanto ci mette, provo ad aggiornare la pagina. Boh, sono già arrivati, ho il mio euro è su PayPal. Che io sappia, Coinbase è uno dei pochi, se non l'unico, che ha questa opzione di poter mettere i soldi su PayPal, e quindi da tenere in considerazione per questa eventualità. Le altre alternative per riprendere i soldi in euro sono appunto mandarli sul conto corrente tramite bonifico, cosa che per il momento io sconsiglio, e poi si possono usare delle carte specifiche. Io dico, ci dovrebbe essere anche di Coinbase, ma non l'ho mai fatta. Io ce l'ho quella di Binance e quella di Crypto.com, che secondo me sono le alternative migliori. Il bonifico non va ancora bene, diciamo, perché magari dovresti usare delle cifre più consistenti, e comunque il metodo meno consigliato al momento, perché poi farò anche un video apposta sul fatto che comunque una volta che entriamo nel mondo delle criptovalute bisogna parlare anche delle tasse, perché è considerato un mondo speculativo e quindi bisognerebbe pagare le tasse, ma comunque su una plusvalenza dei 50.000 euro, e comunque andrebbero dichiarate anche se non bisogna pagare niente, appunto, se non si sorpassano i 50.000 euro. Però appunto, se fai un bonifico magari di 1.000 euro e non le hai dichiarate, magari si accende la campanellina a qualcheduno, e quindi è sconsigliato al momento. Cioè, se devi provare a spostare qualche soldo, appunto usa PayPal, o poi più avanti con Binance o Crypto.com creiamo una carta e puoi provare a usarle. Comunque vedi adesso qua in basso a destra 4,70 che mi ha tolto l'euro. Torniamo un attimo nelle risorse, che questo è il mio conto, cioè 173 euro, ma ne ho... Ah, prima di andare su Coinbase Pro ho stoppato per un bel po' il video, e praticamente un mio amico ha voluto fare Coinbase col mio link, e confermo che gli 8 euro arrivano praticamente all'istante. Ah, qua voglio solo farti vedere un'altra cosa, vedi qua a destra prendi e guadagna, vedi che io ho guadagnato 53 dollari. E comunque è già più di un annetto che ce l'ho, quindi per quello che ti dico ogni tanto controlla, che magari escono nuovi quiz da fare. Ok, ancora una cosa, prima di andare nell'altro Coinbase, che appunto prima ho visto che per collegare il conto di là mi ha detto non mi prendeva l'IBAN, e ho provato di qua, lo prendeva, quindi conviene farlo di qua, tanto sono collegati. Che prima dicevo che comunque di non fare bonifici in uscita da Coinbase, ma per mettere i soldi su Coinbase sì, è il modo più conveniente che esiste in tutti gli exchange. Poi se si può fare il bonifico, conviene fare il bonifico. Quindi per farlo da di qua andiamo nelle nostre impostazioni, io vado sulla mia faccina qui, voi avete niente, andate su impostazioni, metodi di pagamento, aggiungi metodo di pagamento, conto corrente in euro. Ok, adesso inseriamo i nostri dati, nome della banca, l'IBAN e il BIC. Clicca su verifica il tuo conto, anche se in realtà non l'ho ancora fatto. Qua volendo puoi anche non verificarlo qui, puoi chiudere la finestra. Volendo potremmo farlo anche da di là da Coinbase Pro, ma noi lo facciamo da qui. Vai, vedi qua c'è il tuo conto, lì dove c'è scritto verifica, ci clicchi sopra. Ok, ora bisogna fare un bonifico a Coinbase. Con questi dati basta anche solo un euro, che poi ci rimanderanno indietro, paghiamo ovviamente la commissione. Cosa importante, il conto deve essere intestato a noi. Se la tua banca lo permette potresti anche fare un bonifico istantaneo, spenderesti qualcosina di più ma faresti molto prima. Se fai il bonifico normale, la cosa più importante, che io già sono diventato scemo a capirlo, è quella che devi mettere il numero di riferimento, reference number se fosse in inglese, la seconda voce che trovi in questa lista, nella causale del tuo bonifico. Questa è la cosa più importante, perché va da buon fine la verifica. Ovviamente questa cosa qua si fa solo la prima volta. Anche qui per copiare i numeri basta che clicchi su quei due specie di quadratini blu sovrapposti, e direi che posso continuare con il tutorial. Ok, direi che siamo pronti a guardare Coinbase Pro. Se siamo già loggati nel Coinbase normale, basta che apriamo un'altra finestra di Google, cerchiamo sul motore di ricerca Coinbase Pro, che poi in realtà è pro.coinbase.com. Comunque basta che lo troviate questo. Ci clicchiamo sopra,
Boh, e automaticamente ci siamo entrati. Adesso non ti spaventare. Se non fossimo già stati dentro Coinbase, ci sarebbe apparsa invece questa finestra qua. Noi che siamo già registrati, ovviamente clicchiamo su Sign In, non su Get Started, mi raccomando. Mettiamo i nostri dati che abbiamo usato per Coinbase normale. Adesso qua mettiamo il codice che ci arriva sul cellulare. Non cliccare sulla cosa che ti dice di non metterlo più per 30 giorni, perché tanto la prossima volta che parliamo di sicurezza ti faccio fare Google Authenticator, che praticamente è un codice che hai sempre sul telefono da guardare. Nel caso cambiassi computer o anche solo browser, ti chiederebbe anche un codice spedito via mail. Ed ecco, ci siamo tornati al nostro albero di Natale. Adesso, bene o male, tutti gli exchange nella versione professionale hanno un'interfaccia molto simile. Adesso, tanti lo utilizzano per fare delle cose complicate, noi lo utilizzeremo solo per fare delle cose base, quindi non ti spaventare, è più semplice di quello che può sembrare. A parte che la versione pro è solo in inglese, quindi appunto per questo che ti dico che è meglio tenere tutto in inglese per imparare i termini principali che ci servono bene o male in tutti i posti che utilizzeremo. Andiamo un attimo solo qua in alto a destra, dove c'è il nome del nostro profilo, scendiamo. C'è varie opzioni che non stiamo neanche a indagare in questo momento, perché bene o male tante si sono collegate comunque al nostro Coinbase normale. Per esempio, clicchiamo su Banking, Banca. Prima io non ho finito di verificare il conto, vedi, e ce l'ho, in automatico ce l'ho già di qua. Se voglio posso procedere con la verifica. Ci clicco un attimo, per esempio, che è un po' diverso. Qua vedi che il reference number, il numero di riferimento, dall'altra parte era come secondo numero. Ci scrive anche questa cosa in arancione, che però non ci fa capire che è da mettere comunque nella causale del nostro bonifico. Comunque, torniamo un attimo indietro. Qua vedi, adesso per tornare alla schermata di prima potremmo cliccare sul logo qua in alto a sinistra, se no, per farti capire cos'è la pagina di prima, è Trade. Clicchiamo su Trade e torniamo nella pagina di prima. Infatti Trade, tradare, il trading. Coinbase non si presta tantissimo a farlo, già le minime funzioni, ma altri programmi, altri exchange vengono utilizzati per fare il trading, cosa che noi non facciamo adesso, perché bisogna, per diventare esperti di trading ci vanno anni, bisogna studiare, non si ci improvvisa. Comunque adesso la cosa che ci può interessare adesso subito è, per dire, qua il portfolio, qua in alto a destra, portfolio. Clicchiamo sul nostro portfolio. Questo qua adesso è il mio portafoglio. Qua a sinistra ti fa vedere all tutti i portafogli o default portfolio. Io non ho creato niente. Se te vai su crea portafoglio, puoi scrivere un nome, insomma, se vuoi puoi suddividere i vari portafogli in qualche modo che ti interessa. Se no, fondamentalmente comunque è l'unico in all portafoglio, ci sarebbe la cifra totale. Al massimo puoi suddividerlo per tenere in ordine delle cose che ti sei fatto dei castelli tu. Ecco, le voci principali che a noi ci interessano adesso rispetto a Coinbase normale, che appunto c'era compra, vendi, fai, briga. Qua a noi interessa qua a destra, deposit, deposita e withdraw. Withdraw, che è praticamente preleva. Io quando voglio spostare dei soldi, cioè delle criptovalute, se volessi spostare questi Uniswap e mandarli su Binance o su un altro posto, dovrei fare withdraw, cliccare su withdraw, appunto scegliere la criptovaluta che mi interessa. Questa, guarda caso, c'è Uniswap, clicco Uniswap, qua su crypto address, clicco a destra. E devo inserire, vabbè, prima di tutto devo dire quanto voglio mettere. Adesso potrei mettere tipo massimo, mando tutti i miei soldi, e qua mi devo mettere l'indirizzo, che è quello che abbiamo visto anche prima, quel numero lunghissimo, per poterlo spedire dall'altra parte, dove ci siamo assicurati che riceviamo degli Uniswap in questo caso qua. Ma chiudiamo un attimo, adesso cioè, ti faccio subito fare una cosa, no? La Coinbase normale, te che adesso dovresti avere i Bitcoin, degli Ethereum, qualche euro o quelle altre piccole monetine che hai guadagnato col quiz, volendo le possiamo spostare tutte di qua, tanto è gratuito farlo, ma non puoi farlo da di là. Adesso, se io vado un attimo di qua da Coinbase normale, non riesco a tornare a dire spedisco il Bitcoin a Coinbase Pro. Bisogna essere da Coinbase Pro e devo dire
appunto deposita, voglio depositare qua sopra, appunto Bitcoin, voglio depositare, vedi, mi chiede prima ho l'indirizzo, ma in questo caso vedi che c'è quest'altra voce Coinbase Pro. Adesso praticamente io li vado a prendere da Coinbase Pro. Se io clicco sopra, dico massimo, io ho il massimo dei miei, vedi, fee 0, non ti fa pagare nessuna cosa, ho 0,0, quella fare lì, da Coinbase normale me li porta a Coinbase Pro. Proviamo, faccio deposit, tanto è abbastanza, è immediata la questione. Your deposit is complete, ok, done, e guardiamo, ok, qua 8 euro di Bitcoin che avevo di là li ho spostati. E viceversa, adesso se volessimo riportare i Bitcoin che abbiamo portato di qua di là, dovrei cliccare su withdraw, che è preleva. Quindi vado sui Bitcoin, scelgo, o qua digito, se non lo vedo nella lista subito qua, digito qual è la moneta, o scorro giù, o devo digitare la sigla. Adesso se ce l'ho a vista d'occhio ci digito sopra, ok, Bitcoin, vedi, o CryptoBress, se volessi spedirlo appunto in un altro exchange o nel mio portafoglio o in qualche altro, o dargli a qualcuno appunto. O se no qui coinbase.com normale, vedi quello blu è sempre quello normale, ci clicco di nuovo sopra, gli dico di nuovo massimo, cioè i miei 0,000234, da, ti fa vedere from portfolio, questo qua vedi che è nero, è Coinbase Pro, a to coinbase.normale, quindi faccio di nuovo withdraw, done, e qua bon, i miei bitcoin non ci sono di nuovo più. Vabbè, non abbiamo guardato di là, comunque adesso aggiorniamo la pagina ed eccoli qua, ci sono di nuovo. Adesso puoi spostare tutto quello che vuoi, ricordati bene appunto che qua quelli che hai di qua non hai la possibilità di spedirli. Facessi anche invia ricevi, non mi fa vedere Coinbase Pro, quindi solo, cioè, l'inghippo è solo qua, a ricordarsi che appunto se io voglio spostarli da Coinbase normale a Coinbase Pro devo andare da Coinbase Pro e dire subito di depositarli qua e poi dire prendili da là. Adesso qua questa lista vicino a balance, su deposit e withdraw, deposit, ci clicco sopra, praticamente mi fa vedere le transazioni che ho fatto, vedi che ho spostato, ho depositato i bitcoin, 8 euro di bitcoin, è completo, è verde, e withdraw anche, adesso l'ho fatto una volta in più, vedi, ti fa vedere tutte le transazioni che hai fatto. Torniamo su balance. Adesso per esempio se io volessi depositare anche gli euro, io ho così qualche euro, ce l'ho di là, adesso c'è l'icona qua a sinistra, euro in basso, la vedi, o potrei anche cliccare su deposita, proviamo un attimo a cliccare sull'icona comunque dell'euro, su deposita, si mi fa vedere le mie transazioni normali, quindi faccio, clicco su deposita qua a destra, qua o è qua vedi 0 euro, ci clicco sopra, vedi, adesso potrei prima, poi adesso li prendiamo dal mio, comunque se no vedi ti esce SEPA transfer, praticamente se te hai il conto collegato, te, se vuoi mettere degli euro qua sopra ci clicchi sopra e default portfolio continua, ti riescono le coordinate bancarie, ti fai un bonifico e ti arrivano qua gli euro. Se torno un attimo indietro invece dovrei avere qualche 3-4 euro di là, faccio da Coinbase, prendili da Coinbase normale, clicco qua su massimo di quello che ho, 4,70 euro, ok, deposita, done. Da qua se si vuole vedere ricominciare il profilo che magari è un po' sballato, basta cliccare di nuovo su portfolio qua in alto, anche se è già cliccato, e si torna alla schermata normale ed eccoli qua i miei 4,70 euro, ce li ho di qua. Adesso questo quanto, per quanto riguardava appunto depositare o prelevare per appunto mandare i fondi in altri posti, ma se io voglio appunto scambiare una criptovaluta qua in Coinbase devo andare appunto, devo andare in trade, vado nella schermata quella difficilissima dove trovo sempre comunque le voci, vedete, deposita e preleva, deposit e withdraw,
cioè me le ritrovo sempre ovunque. Comunque sono le due principali funzioni in tutto il mondo cripto. Qua in alto a sinistra vedi dove c'è algo Bitcoin. Adesso di default è iniziata la pagina così, non c'è nessun motivo perché sia così, non lo so. Comunque su algo Bitcoin o Select Market è la stessa cosa. Se clicco qui su Select Market o sulla coppia appunto algo Bitcoin, cliccate dove vuoi, è sempre sta cavolo di pagina. Qua mi esce tutta una lista. Adesso è selezionato all. Praticamente sono disponibili tutti gli scambi possibili e immaginabili. Se io vado giù, inizio ad andare a scorrere, vado all'infinito, finito tra virgolette, finché ce n'è. Perché vedi, qua erano tutte le monete con l'euro. Poi qua è passato a Bitcoin, scambiato con l'USDC, che è una stablecoin, che di cui avevamo già accennato prima. Appunto qua, volendo, se io clicco direttamente qua a destra, se voglio fare uno scambio solo in euro, mi rimarrebbero solo i primi dell'euro. Se lo voglio fare solo in USD, mi apparirebbero solo gli scambi con l'USD. Posso fare lo scambio con il Bitcoin. Noi ce l'abbiamo il Bitcoin, volendo possiamo scambiare i nostri Bitcoin con tutte queste altre monete qui e via dicendo. Poi se noi mettiamo su all e appunto per esempio ricerchiamo Algo, che è la moneta che c'era prima, mettiamo Algo, vedete, mi fa vedere tutti i possibili metodi di scambio. Posso scambiarli con gli USD, con gli euro, con i GPD o con i Bitcoin. Quindi io adesso potrei prendere gli Algorand sia con gli euro che ce li ho, o anche con i Bitcoin. Proviamo ad andare con gli euro, è indifferente in questo momento. Ci clicco sopra, vedete, lui va subito a vedere se ce li ho. Infatti, vedete, 4,70 euro, e posso decidere di comprare appunto degli Algorand. Vedete qua, euro 4,70, algo 0. Posso dire il massimo 4,70 euro, avrei 2 centesimi di commissione per la transazione e mi arriverebbero 3,77 Algorand. Adesso io, se facessi place order, praticamente riuscirei a prendere subito questi Algorand. Ma con la funzione market, queste funzioni qua, bene o male, sono tutti in tutti gli exchange. Poi c'è quelli che sono più complicati, ma sono cose che si utilizzano per fare un po' di trading. Diciamo che comunque noi potremmo utilizzare il limit. Sì, io lo uso abbastanza spesso. Stop, non ancora. Comunque adesso ti spiegherò bene o male come cosa serve, perché comunque in certe occasioni può venire benissimo anche a noi. Però magari te lo faccio vedere con una coppia che abbiamo già. Adesso sì, dai, facciamo che ti compro market per farti giusto vedere questi Algorand. Place order, success, place order, successo. Adesso se io vado sul mio portafoglio qua in alto, portfolio, Algorand, vedete, ho già i miei Algorand che ho appena comprato. Allora, in effetti sembra un pelino più complicato e adesso lo diventerà ancora di più. Però fondamentalmente mi sono dimenticato di dire prima il motivo per cui usare Coinbase Pro. Primo, perché consente di fare più transazioni rispetto a Coinbase normale, e secondo, non meno importante, che ha delle commissioni molto molto più basse che Coinbase normale, e quindi vale la pena di imparare a usarlo. Ok, torniamo un attimo su Trade. E non so perché mette in automatico algo Bitcoin, ma ci viene comodo adesso, dai, così vi spiego due cosette. Sposto un attimo la mia faccina, vuol dire che proprio rimane lì negli ordini. E praticamente qua adesso io ho i miei algo. Messo così potrei comprare degli algo con i Bitcoin, che adesso però mi sembra che abbiamo spostato di là e non ce li ho. Infatti provo a mettere massimo. E vedi, ho 0 Bitcoin e non posso fare questo scambio. Se voglio vado a riprenderli e faccio questo scambio, ma adesso è solo per far capire che, visto che ce l'ho già gli algo, e per non farlo in euro, che sarebbe più semplice, facciamo qua a destra, mettiamo sell, vendi. Io adesso voglio vendere i miei 3 algo in cambio dei Bitcoin. Infatti se io adesso metto qua massimo i miei 3 algo, li metto in vendita. E qua, vedi, la complicazione adesso rimane quando ho degli scambi di monete, che se non c'entra l'euro di mezzo, vedi, tipo le fee, mi dice che ho 0,000 Bitcoin di fee.
te mi dirai sì, quant'è? Infatti, andando avanti, per fare certi passaggi nel mondo cripto bisogna prendere in mano le calcolatrici apposte per cambiare appunto le varie criptovalute, e una ce l'avete a portata di mano in un sito che vi avevo già fatto vedere, è The CoinMarketCap. Andiamo su CoinMarketCap. Io faccio qua, praticamente in questa lista qua, su product o prodotti, se ce l'avete in italiano, esce da questa lista qua e andiamo su converter. Praticamente abbiamo la nostra calcolatrice di convertimento criptovalute. Qua, caso vuole, ci abbiamo già il Bitcoin, perché è quella principale, e qua possiamo fare lo scambio con i dollari. Se noi adesso ci interessa avere l'euro, giusto per curiosità, cioè mettiamo l'euro. Qua, se volessimo scambiare, digitiamo qualsiasi altro tipo di moneta e ci interessa, ma è solo per far capire. Adesso abbiamo qua di default un euro, un Bitcoin, che sono 37.000 euro. Ma se noi adesso andiamo di nuovo qua su Coinbase, e vedete sta fee 0,00, copiamo questo numero qui, diciamo col destro, copia, andiamo su CoinMarket, qua al posto di 1 inserisco questo numero qua, praticamente ci dice che buono, la commissione comunque è 0,01 centesimo, cioè proprio quasi nulla. Sapevo già che era nulla, però era solo per farvi capire che bisogna poi prendere in mano questi convertitori per fare certi tipi di calcoli. Torniamo un attimo su Coinbase, questa era una delle prime difficoltà. E invece adesso quest'altra, per spiegarvela, forse è meglio andare in euro, perché sennò diventa complicato spiegarla. Clicchiamo qua sopra su Algo Bitcoin, chiamo euro, Algo euro, che noi comunque ce l'abbiamo già, questi Algo, e fare il confronto con l'euro adesso diventerà molto più semplice. Qua sempre torniamo su compra, possiamo comprare con gli euro degli altri algo, o adesso noi che abbiamo comunque degli algo possiamo venderli in cambio di euro. Se noi volessimo rientrare di euro, questo qua sarebbe il caso. Andiamo a vedere un attimo il grafico. Adesso vi fa vedere il valore dell'algo, che in questo momento qua è di euro 1,2. Qua, se vado con la rettilinea, posso zoomare. Praticamente quando ci sono le candele in rosso vuol dire che il prezzo sta scendendo, e quando sono verdi vuol dire che sta salendo. In questo momento adesso è 1,2165, sta salendo, no? Il prezzo in questo momento sta salendo. Bon, adesso in teoria, se te hai fretta e te ne batti, specialmente quando lo compri, puoi dire sì, va a fan bagno e le compro così. Però quando si vendono, magari un minimo di attenzione si ci può dare per non venderle a un prezzo inferiore a quello che magari l'avevano comprate. Ecco che potrebbe entrare in gioco l'ordine limit. Io adesso posso dire: voglio vendere il massimo dei miei algo, sono 3 algo. Questi sono i prezzi che stanno scorrendo. Va anche un po' troppo veloce, vediamo se riesco un po' a mettere. Ok, adesso va un pelino più lento. Per capirci, quando, se io prima compravo a mercato, praticamente me lo comprerebbe nel mezzo con uno spread, insomma spenderei qualcosina di più. Però specialmente quando compro posso anche, se voglio comprarla al momento, me ne posso sbattere, a meno che di casi particolari che voglio mettere un ordine a lungo termine, perché la comodità di questo limite qua è che gli posso anche dire di fare una cosa che potrebbe succedere tra qualche giorno o tra un anno, anche volendo. Infatti adesso io qua sto vendendo i miei 3 algo, ma gli devo dire a quale prezzo, a che limite di prezzo. Io tendenzialmente, per venderlo, tanto è meglio è, cioè nel senso, se lo vendo a un euro, invece che venderlo a 1,02 euro, riesco a venderlo a 1,30 euro, diciamo che ci ho guadagnato. Quindi se io adesso clicco su 1,30 euro, vedete qua mi entra il prezzo di limite qua a 1,30 euro, le fee di 0,2 centesimi e un totale di 3,88, nel senso ricevo 3,88 euro. Se io per assurdo adesso vado più in su e tipo vado a 2,20 euro, vedete che riceverei 6,57 euro. Adesso questo qua non lo so, cioè sì, succederà, prima o poi succede. Infatti voi volendo potreste, per dire, adesso posso mettere qui, schiacciare place order, e vedete qua in basso mi appare l'ordine.
se si verificasse che il prezzo salisse a 2,20 euro, in automatico il programma mi vende i miei tre algo a 2,20 euro. E questo possiamo lasciarlo qui anche per un anno, cioè finché non si verifica quell'opzione lì. Adesso, se voglio, vado qui, clicco e cancello l'ordine e posso farne quanti ne voglio. Adesso voglio solo farti notare una cosa e poi fai i tuoi ragionamenti, che ti può aiutare, perché anche io a volte mi confondo, no? Perché tipo abbiamo detto che comunque quando il prezzo scende sono le candeline rosse, quando il prezzo sale ci sono le candeline verdi, no? Quindi se noi compriamo ci conviene farlo mentre scende, se invece vendiamo ci conviene farlo mentre il prezzo sale. Ma te per il grafico adesso per il momento non guardarlo proprio, te tieni solo conto magari, vabbè, il prezzo qua in fondo a destra, e poi dobbiamo guardare queste due liste qui, che i colori sono invertiti rispetto a quello che salterebbe all'occhio. Però fondamentalmente ci viene in aiuto il colore delle compra e vendi, tipo sell vendi è in rosso e vedi buy è verde. Quindi cosa succede? Cioè, per farti capire velocemente un trucchetto, no? Quando c'è buy, il verde, a te fondamentalmente conviene comprare guardando non le candelette ma questa lista qua dei prezzi qua in basso, questi qua verdi. Vedi che scende, cioè 1,2, 1,1, cioè scende il prezzo. Quindi fondamentalmente per comprare te devi guardare questa lista verde e più in basso vai e più ti conviene. Se vuoi puoi anche scorrere, adesso qua non me la fa vedere, forse va bene. E invece quando vendi devi guardare questa lista qua rossa, e al contrario più in alto vai meglio è per te. Boh, volevo solo farti capire questa cosa qua, poi mandando appunto un trucchetto che secondo me viene bene, perché c'è da confondersi in effetti, però andando avanti viene bene. E il limite io comunque lo uso, specialmente per vendere o anche per comprare, cioè se vuoi ti metti lì, anche su market lo compri. Se lo venderesti con sto spread qua nel mezzo e fa un calcolo tra tutte e due le code, insomma ci rimetteresti qualcosina. Poi c'è lo stop, e anche questo è ancora un pelino più complicato. Fondamentalmente anche qui nel limit va a vedere sto grafico qui, e quindi magari un pezzettino te lo può vendere in un modo, un pezzettino nell'altro, invece con lo stop gli dici già un prezzo in cui mettersi in allerta per mettere tutti gli ordini qua, diciamo limiti, tutti nello stesso momento. Ma secondo me è già un po' una questione, io non lo uso quasi mai, diviene già complicato. Magari potremmo farlo in un altro video, e non magari in Binance, non magari qui, ci sono altri siti che funzionano un po' meglio per queste cose qui. Torniamo un attimo qui, diciamo che per il momento per questo video potremmo farla finita. Adesso il prossimo video torneremo un attimino su Coinbase normale, perché dobbiamo inserire ancora la sicurezza di Google Authenticator, che non abbiamo fatto l'ultima volta, perché volevo fare un video a parte su come gestire la sicurezza in generale. E quindi per cominciare, se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina, così verrai avvisato quando caricherò il prossimo video, e ci vediamo nel prossimo video.